Nell'accettazione della croce rifiutiamo e condanniamo in maniera chiara e forte la violenza di chi, nel disprezzo della sacralità della vita, costruisce il proprio potere sulla forza, seminando terrore e lutti, uccidendo persone anche innocenti. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe nel discorso a conclusione della Via Crucis, che a Napoli è partita dal sagrato della Chiesa Cattedrale, si è snodata fino alla Chiesa di Santa Caterina a Formiello, a Porta Capuana, attraversando via Tribunali, commentata dai giovani della diocesi. Al termine della Via Crucis, Sepe ha voluto ricordare e piangere nel dolore più profondo l'assurda strage di Bruxelles. Violenza che è diventata come un male che coinvolge il mondo intero. Come non ricordare le morti, i feriti, le sofferenze, i pianti, che ci sono stati anche trasmesse, che ho visto anche per televisione, provocate da questa ultima assurda strage lì nel Belgio a Bruxelles, provocata da questo terrorismo che fa della violenza, dell'odio, del sangue l'unica legge esistente. È un'umanità che è impazzita, che non ragiona, che ha perso qualsiasi senso di umanità. Questi che pure loro sono figli di Dio, come possono ritornare sulla strada del bene? La nostra preghiera a colui che è il martire di tutti i nostri peccati, a colui che ha seminato bene, che ha predicato l'amore, che ha fatto la giustizia a colui che ci ha chiamato a vivere la nostra dignità. In cattedrale Mimmo Mignano, che rappresenta gli ex operai Fiat insieme a una delegazione, ha consegnato una lettera all'arcivescovo per denunciare la situazione in cui versano le famiglie fuoriuscite dalla fabbrica di Pomigliano. Abbiamo consegnato una lettera inerente alla nostra posizione, visto che il 5 ci vede in una causa contro la Fiat. Siamo stati licenziati perché abbiamo fatto un'iniziativa satirica all'esterno dello stabilimento di Nola, perché una nostra collega si era suicidata. Ne abbiamo parlato col vescovo, gli abbiamo consegnato questa lettera. Lui si è impegnato perché veramente le lettere erano due, una da consegnarla a Papa Francesco.